Buona vista ragazzi, bentornati in un nuovo appuntamento a Pokémon Nero 2, Bianco 2, Changelog, sempre insieme a Frozen. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio. Siamo qui dopo che nella scorsa puntata abbiamo fatto delle catture incredibili, impressionanti. Ancora io se entro qui nei Pokémon e vedo che abbiamo da un lato Spiritella e dall'altro Luggiano, io sono davvero contentissimo e sono contentissimo che questa serie vi stia piacendo così tanto. Mi raccomando, continuate a sostenerla, ecco, con tanti bei pollicioni in su e la fanart del giorno, perché come ho detto anche nella scorsa puntata ci state veramente riempendo di fanart e noi siamo contentissimi. Tutto bellissima. Questa volta è di Eliau che mi manda questa fanart davvero fantastica, grande. Anche tu ci mandate, poi non solo ci mandate tante, ma in più sono anche veramente bellissime. Quindi veramente grandi, Gigi, incredibili. Adesso siamo qui perché dobbiamo tornare qua in questa specie di parco divertimenti. Dove c'è la... Ah, qua c'è il ballerino, ecco perché tu nella scorsa puntata mi dicevi è un uomo, c'è un uomo per lei. Invece per me era... c'è il danzatore di capoeira. Esatto, ok, sono dentro la palestra. E c'è il tizio che ovviamente mi ferma. E allora, siamo riusciti a sorprenderti? Attenzione, una passerella. Acqua fresca. Sì. Acqua fresca, onesta, onestissima. Com'è? Ma devi proseguire, di vedere un po'. What? Ma... Super Tamarra la canzone. Attenzione. Inizia la nostra sfilata, siamo diventati dei modelli, ragazzi. Siamo dei fashion vlogger. Ti do il benvenuto alla palestra, bla bla bla. Una sfilata di moda. No, ma mi manda Latias! No! No, lo scontro. Latias al 27. What? Aia. No vabbè, switch tattico su Erpanza. Subito. Ok, in questo momento invece il mio avversario ha messo uno Spoink. E purtroppo però il moveset di Spiritella non è il massimo. Perché... Sì, l'abbiamo dovuto allenare a seconda di Nemesi. Ha solamente Nemesi, esatto. Quindi... Va bene che lo sta per shottare, però... Inoltre ha solamente 5 punti potenza e questo è stato veramente fastidiosissimo. Ok. Molto. Avanti e indietro, insomma. Esatto. Ok, Sharpedo il prossimo. E Lama, Daos, cosa vuoi farmi di più? Ermenegilda, ecco. È il caso Emerald. Tuo. Stavo dicendo Emerald, è vero. Ok, vai Ermenegilda. E lui mi manda ovviamente Sharpedo. Beh, un po' l'aria da Emerald ce l'ha, eh. Ma no. Okay. Ovviamente prima mi manda in campo un fighissimo Latias e poi mi manda in campo Gulpin. No, oh mio Dio. Fagli tanto danno, ammazzalo. Sì, ok. Brutto colpo. Bene. Madonna, meno male. Carta vetro, va bene, ok. Tra mille peripezie ce l'abbiamo fatta. Ermenegilda ha fatto il suo lavoro. Vai, okay. Drago Pulsar. Abbiamo avuto la meglio, yeah. Applausi. Guarda ora che esplode. Ok, io ho sfidato e vinto contro il primo allenatore o allenatrice, mi pare fosse un'allenatrice più che altro. Yeah. Sì. Attenzione, si accendono le luci dietro di noi e adesso sono qui davanti alla seconda allenatrice. La musica che dice "Are you ready?" Siamo in una sfidata incredibile. Ok, parte la sfida di Veronica Sailor Moon, che manda in campo Zubat. Io spero vivamente che salendo magari adesso di livello possa imparare qualcosa, altrimenti poi dovremo affidarci più avanti in qualche MT magari. Ok. Vero che qua sono infinite, al contrario di Diamante e Perla. Aiuto. Caduta libera. Ok. Affanno seme, ai. Ok, perfetto. È andato. Oh certo, Luggiano è solo al 24, però porca miseria quanto mena. Fabbro. Ok, Staravia. Per Staravia c'è Staravia. Maloreddus adesso. se lo mangia. Vamos. Maloreddus si mangia Staravia a colazione. Yeah. Tornado da parte di Luggiano, che però non facciamo imparare perché è useless. In effetti Staravia a prepotenza, però non dovrebbe essere un grosso problema perché è pietra taglio. No, aerocolpo prima. Aia. Vabbè. Aia. Oddio. Eia più che altro. Eia. E vamos. Psicobotta. Che io così proprio. Si rulla duro, si rulla forti.
Via, forte ed elegante. Vamos, continuiamo con la nostra sfilata perché noi siamo sexy. Vai, vai, fammi super amare. Sexy. Che poi questa palestra praticamente si è divisa in due, perché comunque quella scorsa era identica alla vecchia palestra di nero e bianco. Quindi è come se avessimo già sfidato una palestra intera senza capo palestra. Adesso ci sono altri allenatori che sono in questa passerella e poi finalmente magari prima o poi Quirfish. Quirfish. Ok, Wigglytuff. E noi Spiritella e abbiamo l'ultimo punto potenza di Nemesi. Mamma mia, quanto è useless. Davvero, niente. Raga, davvero avete idea di che inferno sia allenare quel Pokémon? Esatto, esatto. Allora, so hardcore. A questo punto io metterei Sword. Non mi ricordo a che livello si evolve Gotorita in Gotitel. Però siamo comunque Gotorita livello... in Gotitel. Sai che forse invece ci vuole la pietra. La pietra? Mi sa. Non lo so. Cioè praticamente Gotorita e Gotitel sono Ralts, Kirlia e Gardevoir emo del gioco. Ah, che bella definizione. Ok, prego. Prego. Andiamo di scala roccia su questo Wigglytuff. Ok. Abbagliante. È diventata una macchina. Mac. Per Mac no, va bene, dai, lasciamo. Ok, io Erpanza, dai, facciamo la mossa Z, Snorlium, Z. Adesso tocca a me. Adesso tocca a Snorlax che... mamma mia, come è diventato magro. Cattivo. Come è diventato cattivo. Atletico, okay. Da Madrid. Sì. Sword che aveva la bacca contro la confusione è sicura, così a random. Ce l'aveva da quanto da quando l'avevamo chi? Preso Sword. Ma davvero? Onestissimo. Non mi ricordavo avesse strumenti. Ok, dovrebbe adesso beccarsi comunque la divinazione. Non se la becca perché dovremmo shottarlo prima. Vediamo, vediamo. No, 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 utilizza ancora bullo. Dai, ora te la becchi la divinazione però. Dai. Tanta okay, roba. Okay, divinazione, perfetto. Boom, ciaone. Ok, sconfitto anche lui, adesso devo un po' sistemare la squadra e mettere... Io curarmi di brutto. Ok, allora se vai anche tu vado anche io, facciamo allora un brevissimo taglio. Sì, tanto io adesso dovrei andare soltanto alla palestra, dal boss. Ok, allora facciamo un breve taglio, ok, perfetto, anche da me, si sta... Ecco, si stanno accendendo tutte le luci incredibili. Che figata. Mamma mia, quanto si crede figa lei. Adesso la andiamo a menare davanti a tutta sta gente. Quindi torniamo subito e ci facciamo di nuovo tutta questa passerella insieme. Ok ragazzi, siamo di nuovo tornati qui. Frozen, sei pronto per la passerella? Ci facciamo questa bella sfidata. 3, 2, 1, let's go. Andiamo, proprio fieri. Facciamo tipo tan 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 tan. Ok, oh, quanto è lunga. C'è un sacco di gente che è proprio io non qui. Sto nemmeno correndo, sto andando lento. No, assolutamente, lentissimi. Pronti? Siamo pronti per sfidarla. E quindi, 3, 2, 1, vai. Ti do il benvenuto su questa palca. Ora potremmo giudicare quali Pokémon sono i più brillanti. Saranno i miei o i tuoi? Eccomi, già così, quindi chi finisce prima è figo. Contro Dudley, da me è Dudley. Ok, è proprio bella, è mezza nuda. Ah, ok, ok, va bene. No, il costume. Electivire. Magnemite. Electivire. Cioè comunque aia. Mantiene il tipo elettro. Ok, ok. Facciamo così. Io spammo Dragodanza, come va va? What un canto. What? Ok, proteggi dai brutti colpi, va bene. Elettrotela, che palle. Non gli Tutto faccio la niente. Allora. Niente. No, no, gli faccio davvero pochissimo. Mettiamo subito un po' di con Spiritella e Nemesi. Bravissimo. Era prevedibile. Dai, molto dai, prevedibile. Sotto carica, attenzione, attenzione. Attenzione, lui si carica. Ho fatto già tre Dragodanza. Mi sento un attimo Dio. Ok, lui utilizza comete. Ok, ma solamente per la velocità praticamente. Ok, vai di pietra. Dragodanza. Sì. No, lo sto facendo per l'attacco. Se poi fai con Drago Pulsar. Con chi? Aspetta. Vabbè, psicobotta, dico. Ah, ok, ok. Ok, infatti dipende da quello che fai. Pugno scarica per andarci di prepotenza. Invece no, perché iperpozione. Io pensavo di fregarla. E invece, bolledi.
e volevi. Poi non l'avrei nemmeno shottato, quindi ok. Ancora sotto carica, dai, aumenti così tanto la difesa, cosa speciale ha detto prima. Esatto. Mi sa. Sì, 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 sì. Dai, dai, dai. Dai. Ok, ancora pietrataglio, me le stai facendo sprecare tutte, però dannazione. Ok, beh, direi di andare per me. Pico botta. Monzonno ha evitato pure l'attacco. Certo che non mi fa niente con Comete, ha un brutto moveset questo Electivire, per fortuna. Già, meno male. Ok, niente. Psicobotta non gli fa niente. Penso che invece veicola forza saprà fare il lavoro sporco. Ok. Oh la madonna! Oh no, mio freak. Dio, Zapdos! Da me Zapdos. Pyroswine. Cioè, praticamente da te è elettro. Sì, infatti. Ma poi Zapdos, non vale. Vabbè che ho frana, anche pietra taglio. No, ce lo scheggia! Dai, dai, madonna, hai evitato l'ultimo pietra taglio. Ma no. Che sfiga. Dai con frana, dai con frana. Sidot. No, io lo tengo. Cioè. Okay. Che me frega, è Sidot. Dai, ancora con frana. Sbriciolamento mi fa, tipo, una cosa del genere. Però non mi sì, fa se, niente. Se proprio da dirlo. Pokémon Nero 2 è difficilissimo. Okay. Okay. Cioè, in questa run che stiamo facendo, la ROM di Nero 2 è sfigata. Sì, trova Pokémon sì, strani. Sì. Ha difficoltà a catturarli e trova leggendari a go go. Yes. Ok, Hunchcrow, va bene Hunchcrow, va bene Hunchcrow. Un'altra frana. Meno male. Un'altra frana adesso. Ok. Io ho vinto. Io vediamo, vediamo, vediamo. Sono figo. Sì, sei figo per stavolta. No, per poco non gli facevo un one hit KO. Per pochissimo. Ok, attenzione, lui si cura con la bacca. Lui utilizza fagli frana e poi il pugno scarica. No, vabbè, ha pochissima vita, basta una frana. Ok, frana e attenzione. Si cannon vince. Flash MT72. Bitch. Si va a vincere. È finita anche questa. Abbiamo vinto contro Dudley. Ok, Dutchy sgancia la medaglia. Sgancia. Devo ammettere, sono sorpresa. Incredibile. Vinciamo. Una nuova medaglia. La quarta. Incredibile. Ok, abbiamo riempito mezzo medagliere. Alla grande. Una figata. Già mezzo medagliere. Yeah. Ok, fino a livello 50 ci obbediranno. E a me da palla a gelo. Palla a gelo. A me ha dato cannon flash. Che bomba. Ok, possiamo uscire e farci di nuovo tutta questa passerella. Sì. Però questa volta magari me la faccio un pochettino più velocemente, perché tanto... Ah no, mi bloccano a metà strada. Aspetta, okay. Usciamo tutti insieme. Pa. Che stile, esatto. Grande. Ogni allenatore possiede una luce interiore, la tua è particolarmente abbagliante. Vai. Dai, fammi uscire, mi raccomando. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Io direi di andare al centro Pokémon proprio immediately. Sai cosa prima non fa? Possiamo fare. Cosa? Una cattura. Dove? A destra. In alto a destra. Ah, in alto a destra. Va bene. Vado al centro Pokémon, mi sto curando e andiamo subito a fare questa cattura. Vediamo un po' che Pokémon potrebbe servirci. Un leggendario. Direi più che altro, l'importante è sistemare il moveset di Spiritella, perché adesso non fa nulla. Va bene. A me un Pokémon di seconda generazione andrebbe più che bene. Nice. Vediamo un po' cosa trovo. No, okay. Mi ha beccato un allenatore. Va bene, capita. Vai, andiamo qua, sulla destra. Sono nel varco. Ok, ma poi dovremmo proseguire qui, in questo percorso 16? No, dobbiamo andare a sinistra. Ok, quindi qua stiamo facendo i furbetti, prima del previsto. Sì. Ah, vabbè, dai, ci possiamo allenare qui. Attenzione, vediamo chi incontro. Coughing. Chiamalo James. Lo chiamo James? No, ma avevo un altro nome da dare, in realtà. Sempre durante lo scorso live, attenzione, perché io metto nel frattempo Malorettus, che almeno è acciaio. Ed era Mastrota. Gesù Mastrota. Mastrota. Lo chiamo Mastrota. Allora, o lo chiamo Mastrota o lo chiamo Giurato. A pravo.
Chiedo scudo. Lo chiamo, vediamo io cosa trovo. Lo chiamo giurato, dai. Mi piace giurare. Time Paul. Time Paul. Bello. Lo volevi, un bel Time Ma Paul. Tra Coughing e Time Paul, onestamente non so quale sia il peggiore. Esce pure. Sicuramente Coughing. Beh, da un certo punto di vista il sì. Mio no, è entrato subito alla prima. Ma anche ridere. Vai, acchiappali tutti. Vai. Come lo posso chiamare Time Paul? Uno. Non uno, okay. Non lo chiamare uno. Stavo già chiamando perfetto. Uno. Perfetto, l'ho preso. Tre, ok, lo chiamo tre, perfetto. Oppure lo chiami perfetto. Coughing Pokémon Bele Nuvola. Il suo corpo è leggero perfect. Come un palloncino. È un sì, palloncino. Sì, mi piace, perfect lo chiamo. Perfect. Allora, io lo chiamo giurato, perché mi piace. Perfect è stato trasferito al PC. Perché finalmente abbiamo una squadra completa. Yeah, finalmente, è vero. Ci volevano un sacco. Che gioia. Giurato e vai, giurato, yes. Ok, io invece ce l'ho in squadra perché ovviamente ero quello sfigato. Bene, sto tornando. Devi andare a sinistra totalmente, troviamo il nostro rivale e le reclute del team. Purasma. Ah, ok, subito, c'è qua Mentana. Ok, vamos. Sì. Vamos. Mentana. No, qua qua è Conti. Sì, da te c'è Conti, da me c'è Mentana. Mentana che blasta la gente. Non so se sai le pagine Facebook. Ok. Sì. Oh, ma io ho giurato che sta morendo. Vabbè, mettiamo Bonolis per primo. Cambiamo. Praticamente dobbiamo affrontare le reclute. Yeah. Dobbiamo proprio parlarci. Sì. Ci ha dato il tempo di tornare, non so, al centro Pokémon, fare quello che volevamo e poi sfidarle. E attenzione per la sfida di Crystal! Parte la sfida di Crystal. Vai Bonolis. Invece da me parte la sfida contro una tipa che ha Exeggutor al 27. Exeggutor. In quale forma? Alola. Alola. Ok. Ok. Scalaroccia. Pugno scarica. Ok, mi va bene. E dai che video attacco. Scalaroccia. Non ha utilizzato più pugno scarica, eh. Bello. Metal scoppio. No. Boom, bitch. Come ti permetti? Scalaroccia. Ah, c'è morto qualcuno. Snorlax. Contro Snorlax. Battaglia scontro fra titani. Ok. Scontro tra panzoni, ok. Ho battuto il primo. E adesso andiamo a sfidare anche il secondo. Non è possibile, l'avevo trattato così male durante gli allenamenti. Proprio sgamatissimo. Non è possibile, l'avevo proprio frustato a morte. Ed è ancora vivo. Ok. Grande, ho vinto. Starmie, mi manca Keeper. Ok. Keeper. Ok, bruciatelo okay. Intanto così facciamo capire un po' chi comanda. Oh, abbiamo bene, sconfitto bene. Tutti qua. E adesso mettiamo... Chi posso mettere? Emerald. Seconda volta Emerald che dico. Ermenegilda. Perché lo chiamo sempre Emerald? Non ci credo. Ok. Cambieremo il nome in Emerald. Assolutamente. Se continua così lo chiamo Emerald veramente. Ok, intro forza. Attenzione. Brutto colpo di introforza. Andiamo di Legnicurnu, così ci riprendiamo un pochettino di vita. Di nuovo introforza. Sembra bisardo. Legnicurnu. Legnicurnu. Questa è colpa di Malloreddus che piano piano ti sta... Malloreddus. Ok, battuto anche il secondo. E speriamo che non ce ne siano altri. Ma non li si sa. Che team della Madonna però che abbiamo, eh. Magalli. Un po' ci siamo sistemati. Magalli ci vuole la sua evoluzione comunque. Magari Arpito no, eh. Magari lui no. Però non lo sostituire con Keeper. Keeper è forte. Sì. Ma okay. Latios ha fatto tutta la palestra da solo ed era tipo quasi 10 livelli sotto a momenti. Ok. Figata. Ok, Mentana mi ha curato la squadra pure. Va bene. Sì, ma non dobbiamo lottarci, fa ridere.
No, infatti, Mentana grande, uomo grandi, d'onore. Grandi. Okay, ok, direi che ci siamo. Abbiamo fatto abbastanza, eh? Abbiamo fatto, abbiamo dato per questo nuovo episodio. Ok, io sono nel ponte, quello con tutte le lucine. E io sono al centro Pokémon. Direi che ci possiamo salutare. Va bene, dai, tanto siamo qui. Nella prossima puntata dovremo proseguire la nostra avventura. Quindi, ragazzi, come al solito, vi invito, se il video vi è piaciuto, a lasciare un bel pollicione in su e a commentare qui sotto, facendoci sapere la vostra con un commento molto intelligente, e a rispondere anche alla domanda del giorno che è qui. Quindi, ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, non mancate. Un saluto, ciao! Ciao!